Sulla carta ammontano a 900 milioni di euro il fondo che sostanzia il cosiddetto piano socio-economico della regione Campania, 300 milioni di euro di fondi FES-FESR e 600 milioni derivanti dallo spostamento dei fondi di sviluppo e coesione, rimodulati poi per combattere la pandemia. Ma da quanto emerge dai dati dell'Agenzia Nazionale di Coesione, dei 900 milioni di aiuti a famiglie, imprese e lavoratori messi in campo dalla Regione, 2 euro su 3 non ci sono ancora e potrebbero non arrivare mai. L'economista Gianni Lepre, opinionista economico del TG2, prova a tirare un po' le fila di questa situazione, che definirla imbarazzante è veramente limitativo. Il problema, esordisce il professor Lepre, non è che la coperta è corta, è che la coperta non c'è. A Palazzo Santa Lucia sapevano della scarsissima copertura finanziaria, ma hanno voluto rischiare. Lepre ha poi continuato: restano ampiamente negativi i dati relativi ai fondi europei impegnati in Campania rispetto a quelli messi a disposizione dall'Unione Europea. Dei quasi 5 miliardi della dotazione complessiva, di cui 4 miliardi di liquidità por FESR e di restanti del fondo sociale, ne sono stati utilizzati scarsi 2. Avremmo sempre nelle intenzioni quasi 3 miliardi a disposizione per poterli stornare, grazie anche all'emergenza pandemica, in qualcosa di spendibile immediatamente e che non preveda le pastoie burocratiche di fondi giacenti nelle casse, ma solo sulla carta. I fondi di sviluppo e coesione, una volta tramutati in soldi reali, potrebbero essere utilizzati con la garanzia N+3, che consente di utilizzare la liquidità entro 3 anni dall'impegno a bilancio, e le spese dovranno poi essere verificate entro il 2023. Il professor Lepre ha poi concluso: stando così i fatti, ai 900 milioni sulla carta avrei preferito di gran lunga 100 milioni reali e subito spendibili. Cari amici di Canale 87 TV, ha ragione Gianluigi Cimino, il patron di Yamamay e Carpisa. Lo Stato vuole un esercito di mantenuti, non ha capito che in effetti il tutto gira, verte, passa attraverso le imprese. Senza le imprese l'Italia è un paese distrutto, quindi bisogna prima pensare a queste ed alla loro competitività e non a quelli che praticamente hanno poca voglia di fare, di intraprendere, e quindi aspettano poi tutto dallo Stato. Come detto, per esempio, proprio in questi giorni la ministra Catalfo dice che i lavoratori devono lavorare di meno e guadagnare gli stessi soldi. Ma com'è possibile? Già le nostre imprese, non oggi ma precedentemente, andavano a confrontarsi, quindi perdendo di competitività, con le imprese che praticamente hanno un costo del lavoro inferiore rispetto al nostro. Quindi tant'è che molte delle nostre imprese, quelle, dico io, con meno coraggio, con meno senso di patriottismo, prendevano e andavano a delocalizzare per pagare meno tasse e meno, praticamente anche con un minor costo anche del lavoro. Tutto questo, tra le altre cose, l'esempio più eclatante è stato quello della Fiat, che quando in effetti ha finito di attingere alle casse dello Stato è andata praticamente negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo dire che in effetti lo Stato deve prediligere, come del resto ha sottolineato Gianluigi Cimino, deve prediligere le imprese affinché queste praticamente riacquistino quelle che sono le potenzialità, e quindi praticamente hanno, come dire, la possibilità di svolgere un'attività competitiva rispetto alle imprese
che non producono in Italia. Questo perché? Perché in effetti, tra le altre cose, bisogna che lo Stato stesso impedisca a queste imprese oggi di andare a delocalizzare, perché praticamente significa distruggere l'economia dell'Italia, perché tra le altre cose la delocalizzazione ovviamente farebbe aumentare la disoccupazione e quindi praticamente aumentando la disoccupazione ecco più assistenzialismo e quindi in effetti parliamo sempre, come ha detto Gianluigi Cimino, di un esercito poi di mantenuti. Ma se poi abbiamo più mantenuti e meno imprese, gli stessi mantenuti da chi vengono mantenuti? What do you think?